Grazie alla Fondazione Pescara Abruzzo, il centro storico di Città Sant'Angelo rinnova la sua segnaletica turistico-culturale. Spunteranno eleganti strutture in acciaio, corten e plexiglass che renderanno più fruibili le molteplici ricchezze storiche e architettoniche dell'antico centro angolano. Il sindaco Gabriele Florindi. Devo ringraziare veramente di cuore la fondazione che è stata, diciamo, colei che ci ha fatto realizzare questa meravigliosa opera, questo sogno, direi. Visita interattiva a 360 gradi, si può col QR code entrare nel nostro sito e quindi leggere e appurare tutte le notizie, tutte le foto, tutti gli scorci, fare la visita interattiva anche dei nostri monumenti a 360 gradi. E abbiamo pensato anche, diciamo, alle persone meno fortunate, perché anche tutte le tabelle, i leggii sono ad altezza di disabile, quindi anche questo è stato un'accortezza che abbiamo voluto fare. La società realizzatrice, la Creative di Massimo Crea, ha rinnovato anche il sito web, grazie al quale amplificare l'esperienza da vivere a Città Sant'Angelo. È soltanto un punto di partenza, perché chiunque ha oggi notizie inedite su Città Sant'Angelo le può aggiungere sul sito e quindi arricchire ancora di più la storia secolare della città angolana.